Ci colleghiamo in diretta con l'esperto meteo Giovanni De Palma. Ben ritrovato ancora una volta, Giovanni. Quali sono le ultime news? Buonasera Gigliola, buonasera a te e a tutti i telespettatori. Così, dopo il 29 giugno 2003 e il 13 agosto del 2006, quando ci furono altre grandinate di grosse dimensioni, anche oggi è tornato questo fenomeno disastroso grazie alla complicità delle persistenti rimonte dell'anticiclone africano che purtroppo favorisce un accumulo di energia, soprattutto nei bassi strati, che poi sfoga con questi violentissimi temporali. Ma nelle prossime ore assisteremo a un ulteriore miglioramento delle condizioni atmosferiche. Attualmente l'ultima immagine radar della Protezione Civile mostra le precipitazioni in spostamento verso la Puglia, in miglioramento il tempo sulla nostra regione, così come si evince osservando le immagini dal satellite che ci mostra anche i temporali che oggi hanno favorito violenti fenomeni grandinigeni sulla nostra regione, in particolar modo sul settore orientale. Tempo in miglioramento, così sarà anche nella giornata di domani. Tornerà a splendere il sole almeno nella prima parte, poi nel pomeriggio sera tornerà ad aumentare la nuvolosità, ma l'instabilità è prevista in aumento sia venerdì ma soprattutto nel fine settimana. Ma domani faremo il punto della situazione. È tutto a te la linea.